Bravo Francesco! Un'esperienza faticosa ma bellissima. Sono partito il 4 novembre da Ponte Vecchio, dove eravamo 2000 persone. E abbiamo fatto la Via Francigena pesante ma affascinante, dove si sono uniti altre persone. E siamo arrivati finalmente qua a Roma. E abbiamo veramente fatto un gruppo dove ci siamo aiutati a livello economico. E i ristoranti, ormai io personalmente da febbraio ho una catena di ristoranti, pizzerie e 12 attività in Toscana, e da febbraio che non ho utili, non ho stipendio, e ho anticipato io la cassa integrazione ai miei dipendenti. E cosa chiediamo al presidente Conte? Chiediamo semplicemente le solite cose che chiedono in tanti: l'affitto, questo benedetto affitto, che sia dato il 60%, che lo paghi lo Stato il 60%, non che, per esempio, io in due locali ho la fiduzione bancaria al proprietario e il proprietario mi è andata a pagarsi la fiduzione bancaria, quindi ho dovuto pagare per intero. Se poi non scontrino, come faccio a recuperare le tasse? E poi le bollette, luce, acqua, gas. Se non consumo, zero, non voglio pagare nulla. Cioè, questo è semplice, bollette e affitto, non chiediamo nient'altro. E il 2021, come è andato male il 2020, anche il 2021 andrà male. Non è una questione apri fino alle 10, apri fino alle 11, apri fino alle 6, tieni aperta a pranzo, tieni aperta a cena. Cioè, se il virus è pericoloso, noi ascoltiamo i medici, il virus è pericoloso, bene, ci dovete chiudere. Zona rossa tutta l'Italia, ci dovete chiudere. Noi siamo stati i primi in Toscana a chiudere e noi continuiamo a dire stiamo chiusi, aspettiamo, facciamo il lockdown totale, stiamo a casa, invito tutte le persone a rimanere a casa, ma non facciamo queste bischerate, come si dice in Toscana, di preaperture fino alle 10, fino alle 11. Tutto chiuso, aspettiamo che torni tutta la normalità e poi si riesce. Siamo distanti. Era doveroso accompagnare e supportare questa iniziativa che ha visto questo sacrificio significativo, perché non è stata soltanto una camminata ma una richiesta di aiuto, aiuto vero, aiuto concreto, non solo parole, essersi sentiti chiamare in essenziali nei provvedimenti di Conte ha fatto sì che queste persone e le loro attività decidessero che era ora di farsi sentire. Lo hanno fatto in maniera tranquilla, pacifica, simbolica, dimostrando che con le proprie mani e con i propri piedi si arriva dove si vuole. Che cosa chiederete al Premier Conte se vi riceverà? Ci riceverà oggi alle 15.30, andrà una delegazione. Noi dal Lazio abbiamo supportato ogni movimento dei ristoratori, SOS Lazio Commercio e il Comitato Flat Tax saranno di supporto a questo incontro. Si chiederanno garanzie, si chiederà con cognizione, con capacità, che le imprese possano continuare a lavorare e soprattutto dopo ripartire, quindi aiuti economici concreti non solo per gli imprenditori ma anche per i lavoratori di queste attività. Termina oggi qui a Roma la marcia dei ristoratori, alla quale hanno aderito anche gli NCC. Perché è importante dare sostegno ai ristoratori in questo momento? Perché come i ristoratori anche noi per il governo sembriamo non essenziali e quindi abbiamo deciso di dare loro questo aiuto importante per arrivare a Roma e per dire anche noi al governo che siamo stanchi di essere invisibili. Teoricamente potremmo lavorare per codice Ateco,
perché non siamo mai stati fermati, ma non abbiamo lavoro perché manca il turismo, manca il congressuale, manca tutto, non abbiamo gente da portare, quindi questo è il nostro grosso problema, siamo fermi a 0 euro di fatturato per il 2020. L'auspicio adesso è un incontro con il Premier che vi possa ricevere, che cosa gli chiederete in concreto? Noi abbiamo una lista di 3 punti che abbiamo preparato, inviato e anticipato per PEC e chiederemo sostanzialmente aiuti economici per non morire, perché questo è il rischio, che vanno ben oltre quello che sono le loro prospettive di ripresa, perché il turismo purtroppo per i nostri segnali starà fermo fino a almeno all'inizio del 2023 e quindi fino ad allora non ci sarà la possibilità di avere lavoro per mantenere le aziende, i dipendenti, tutti i costi correlati, quindi chiederemo sostanzialmente un fondo perduto, piccolo ma che ci aiuta e ovviamente altre agevolazioni di natura fiscale. Io sono direttore di Anitrav, un'associazione di categoria del noleggio con conducente e con la quale appunto abbiamo promosso questa manifestazione di oggi insieme al coordinamento nazionale dell'INCC, di tutte appunto le associazioni del noleggio con conducente e dei ristoratori nel senso più ampio e generale, anche se poi alla fine insomma siamo qui in attesa che giungano i famosi ormai ristoratori della Toscana che hanno fatto appunto questa marcia partiti da 10 giorni facendo alcune tappe. Noi con il nostro sostegno come noleggio con conducente, appunto qualora insomma avessero necessità di appunto sostegno morale piuttosto che proprio pratico, no? Quindi magari qualcuno che insomma si fa male e quant'altro. Allora, la manifestazione oggi ovviamente poi è aperta un po' a tutte le categorie e le imprese ed è contro questo DPCM o questa serie di DPCM emanati da Conte, e quello che noi insomma facciamo emergere è come lui ci ha chiamati, quindi le categorie inessenziali. E allora oggi semplicemente vogliamo far capire all'attuale governo e al Premier Conte che insomma le categorie inessenziali sono qui in attesa, appunto con l'auspicio più che altro che possiamo essere diciamo in qualche modo prese in considerazione. Noi come noleggio con conducente per esempio non abbiamo mai avuto l'obbligo di chiudere andando per codice Ateco, così come nei vari DPCM susseguiti dal primo lockdown, ma che fondamentalmente siamo al palo da marzo e quindi non abbiamo mai più lavorato. E nell'ultimo decreto ristori abbiamo avuto il contentino, la mancetta di prendere il 100% del fondo perduto, come ben sapete, rispetto al fatturato di aprile del 2019 confrontato con aprile del 2020, e che è veramente una miseria, veramente una miseria. Quindi diciamo l'auspicio è che in qualche modo questo attuale governo si renda conto che noi esistiamo, facciamo PIL, per esempio mi viene in mente, abbiamo fatto delle proposte durante il primo periodo del lockdown, quindi abbiamo emanato delle proposte alle regioni, ai comuni, alle varie istituzioni, proprio per dire il settore del noleggio con conducente, sia bus che vetture, può essere di ausilio indubbiamente al trasporto pubblico locale di linea, semplicemente perché avevamo già immaginato che i famosi cluster si potessero attivare proprio sul trasporto pubblico e quindi non sui ristoranti, non sui ristoratori, che hanno oltretutto dovuto fare degli adattamenti rispetto alle norme e quindi spendere ulteriori soldi, invece si sono ritrovati improvvisamente per effetto di questi decreti chiusi sostanzialmente, con ovviamente gravi perdite. E quindi ecco, oggi in piazza forse verremmo accolti appunto dal Premier Conte, speriamo, ecco. Cittadini,